un ricchione isterico e ormai pelato, un'oca giuliva paraculata e un ospite inutile. Tutto questo è falsissimo. Ma buonasera a tutti, buonasera dalla vostra fantastica Alda Clito Mangiucchiato. Anche qui. Complimenti per il nome, sono la voce del doppiatore. Sì, sì. Allora, questa sera abbiamo una graditissima ospite. Ultimamente qui a Falsissimo abbiamo un sacco di ospiti di un certo calibro, insomma, che arrivano direttamente da Hollywood. Lei è una delle attrici più amate del mondo, un'attrice che ha fatto diverse pellicole strafamose in tutto il mondo. È con noi Julia Roberts. Ciao a tutti, sono Julia Roberts. Una femmina per doppiare, no. Senti, fatto i cazzi tuoi, c'è da bisogno di mangiare. Giulia, allora, è un'attrice nata nel 28 ottobre 1967, anche doppiatrice e produttrice cinematografica americana. Saltatrice con l'asta, anche stiratrice. Sì, sono anche cinese. Però prima di quello ricordo che ho anche un'azienda che fa deodoranti. Sì, deodoranti, famosa Neutro Robert. No, c'è questo stick che è la mia passione, che avevo fin da piccola, leccavo le ascelle. Anche c'avevo questa libitine da un motel. Scopare solo per leccare le ascelle. Poi è diventato un business. Messo in piedi questi sticchi. Sì. Tu sanno proprio della mia lingua. Tutto il trucco. Va bene, questa è una cosa che mi fa. La Roberts è sua. È mia, sì. È sua. Sì. Lei è diventata famosa per Fiori d'acciaio. Di cosa parla il film? Di questo fiorista un po' malato di mente, tutto pazzo. Fiorista che così lui vende fiori di acciaio. Un pazzo. Però durano tantissimo. Però sono eterni. Infatti ne ho ancora da 65, 5 o 6 vasi a casa. Proprio sul mercato questi fiori d'acciaio per persone d'acciaio. Okay. Solo che è andato in rovina subito, perché giustamente persone d'acciaio non è che girano proprio. C'è Robocop, Terminator, sì. Poi c'è un altro Boss Robot, c'è un altro paio di cartoni animati. Non è che sono tantissimi quelli che vogliono i fiori d'acciaio. Ma Zinga c'ha un mazzo? Sì, ma non c'è mai venuto a comprare i fiori. No, quello è un pezzo di merda. Giapponese. C'è il braccio corto, quello spara le braccia, quello degli anni 70, gli gira più tantissimo. Niente, un film così finisce con i fiori, l'inquadratura dei fiori che rimangono negli scaffali, perché è lui che si suicida con un fiore d'acciaio, si taglia la gola. Beh, abbiamo con noi Julia Roberts qui oggi in studio a Falsissimo. Nel 91 Julia fece il film A letto col nemico, film bellissimo, me lo ricordo. Sì, ho scopato tre quarti di film, roba da pelle d'oca, certe pecorine. Sono stato a letto con sto nemico 4 giorni, siamo stati a letto 4 giorni e ho le piaghe. Ma perché era il nemico? Perché era il tuo nemico? Così, perché mi ha fatto uno sgarro, un 65. Il 65 era ancorosa, quindi. Sì, molto. Molto. Minchia, a me quando mi fa un torto. Ma aveva venduto un Alfa. Alfa Rossa che aveva tirato giù i chilometri. Quando me ne sono accorta, minchia, me la sono segnata. Però ti sei fatta scopare 4 giorni. Sì, per il film, però. Per il film. Non è che abbiamo scopato tutti e 4 giorni, cioè abbiamo anche dormito, un cappuccino, ci siamo presi tutto sdraiati a letto immobili. Mi è venuto un grambo, una gamba. Minchia, stare lì. Nel 1990, con la regia di Gary Marshall, fece il film Pretty Woman. Pretty Woman. Con Richard Gere. Quanti giri si è fatto Richard? Pretty Woman è la storia di questo ragazzo che va appunto da Pitti, questa fiera che fanno a Firenze. Non era proprio storia d'amore. Che tu eri una puttana, e Richard Gere. Sono un ospite. No, ho capito, ma nel film tu eri. Io sono il doppiatore, però parlo a titolo dell'ospite. Se darmi dalla puttana. Va bene che non c'è simpatia. Darmi dalla puttana così. Tutti in televisione. Che modo di fare? Sono arrivato dall'America, ho preso prima classe. Ma nel film tu sei. E poi mi avete trattato anche male. No, adesso non ci sto più, però puttana così non lo. E tu sei zocco. E ero in omane. E vaffanculo. Puttana a me, non ho capito. Ma se la puttana tua madre. Ma sono ospite americana, io arrivo dall'estero. Ma che cazzo di modo? Prima mi fai domande, ci riciso, in gela male qua con noi. E poi mi dai la puttana da te. Ma no, nel film. Ma quello sto zoccolo di merda. Ma come cazzo stai? Giulia. Ti tiro uno scafo. Giulia. Puttana, mi ha detto sta troia. Vaffanculo, va. Giulia. Ma non ti infilo un tacco nel culo perché mi guarda questo troia di merda. Non è puttana, ma. Ma no, non è questa. Niente.
Cosa è successo? Facevi la puttana. Ma tua madre con la puttana.